tangenziale. Andiamo a comandare. Scatto foto. Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo praticamente vicino a casa sua. Vicino alla casa dove sono cresciuta, perché adesso tutte, sembra che sia casa mia dappertutto. Tutti i posti. Praticamente siamo a Grisignano, alla del fiera. Zocco. Alla fiera del Zocco? Grisignano del Zocco. Siamo al Zocco. Al Zocco. È un paesino a metà strada tra Vicenza e Padova. Ed è la fiera più antica di tutto il Veneto. Grande. Grandissima, tutto il paesino, ci sono adesso stand, vi facciamo vedere un sacco di cose. Però io ho studiato, quindi c'è un sacco di robetta buona da mangiare che noi non possiamo mangiare. Un'intera settimana dedicata a commercio, cultura, enogastronomia e spettacolo. Non hai studiato e stai leggendo? No, stavo guardando delle foto. Allora andiamo avanti a farvi vedere un po' di robetta. Certo. Intanto abbiamo trovato il nostro stand. Ortofrutta. Ortofrutta. L'unico posto dove potremmo nutrirci, sì. Oggi dietro di noi c'è il nostro stand preferito, che becchiamo gli arancini. Il padrino degli arancini, ci sono fantastici, favolosi. Ma ci siamo a stecchetto e noi resisteremo, non ci faremo tentare dal bellissimo. Compriamo un arancino? No, proseguiamo. Ragazzi, ho portato la bambina a vedere gli animali. Sì, ciao. Nella fattoria abbiamo trovato il falco da caccia. Hanno ricreato la spiaggia del paese, guardate, con tanto di sabbia, sabbia e chioschetto. Siamo arrivati alle giostre della fiera di Zocco. Zocco. Adesso facciamo un giretto, vediamo se troviamo qualche giochino stupido. Sì, io voglio fare un giro sulle giostre. Dai. Una. Porta la bambina sulle giostre. Andiamo a scoprire le giostre. Pazzisce per le giostre. Mi sento tipo una di 10 anni oggi. Va bene, va bene, avanti tutta! Sempre! Sempre.
way in my room. My bed sheets smell like you. Every day is covered in something new. I'm in love with your body. Amici, il video è finito e sta finito. Nosotros estamos finiti. È stata dura resistere a tutto quel cibo fantastico, tutta quella carne. Allora, c'erano profumi che arrivavano da destra, da sinistra. Tu vedevi questa sagra e sopra c'era proprio un fumo. Panini. Stavano tutti a grigliare. Non abbiamo mangiato neanche un panino. No, siamo stati veramente bravi. Anzi, talmente bravi che abbiamo comprato della verdura che adesso ci prepareremo. Chi l'avrebbe mai detto? Se il video vi è piaciuto, condividete e iscrivetevi, anche se non vi è piaciuto, perché sicuramente verranno dei video migliori che vi piaceranno sicuramente. Certo, iscrivetevi al nostro canale, mettete un like e condividete con i vostri amici questi due psicopatici che vanno in giro a fare video così ad minchia, a rischiare di mangiare tutto. No, oh, comunque un posto vietato ai vegani, un vegano lì ci tira uno scoppio subito. Cosa vuol dire? Schiatta, sta male. Ma dove si dice? Non lo so, amore, tutti quei profumi mi sento... Allora, occhio vegani che ci tirate uno scoppio. No, no, allora, a parte gli scherzi, è molto bella come fiera perché è gigante, organizzata bene, tu cammini, senti profumini, 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 a parte i profumini, comunque bella, interessante. Il nonno qua non mi ha fatto salire sulle giostre. Ma vuoi veramente fare quella? Tutte le giostre che girano? No, no, tu sei fuori, vai da sola. Ci tiro uno scoppio? Se ci tiro uno scoppio. Le giostre che girano. Gira la testa. Sono vecchio. Ragazzi, alla prossima. Noi... Che cazzo devo dirglielo? Io devo dire.